Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove, come avete letto dal titolo, andremo a giocare al primo GTA mai creato dalla Rockstar, anzi ad una, insomma, un pack aggiuntivo del primo GTA che ha creato la Rockstar, che sarebbe GTA London, quindi sarebbe un'estensione per GTA 1. In questo caso sono riuscito a trovare GTA 1969, quindi ovviamente come vi ho detto è ambientato a Londra. Sentite qui i suoni, c'è cioè questa chiave che praticamente vi fa selezionare tutte quante. Qui abbiamo le opzioni, vabbè, lasciamo tutto quanto così. Premendo gioca possiamo selezionare tutti quanti i personaggi, ragazzi. Quindi io andrei a selezionare, non so, vediamo un po' quale si può scegliere. Comunque ragazzi, vi ricordo, se siete nuovi iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Vi spiego un attimo questa serie prima di cominciare. Praticamente andremo a rigiocare tutti quanti i GTA fino ad arrivare al GTA 5. Questa serie l'ho vista dal mio amico X-Willy. Se volete, ragazzi, lui è più avanti di me in questa serie, quindi se volete magari avere due opinioni differenti su questi giochi, passate anche dal suo canale. Detto questo, ragazzi, io direi di sceglierne uno a caso. Vediamo un po' sul primo che si ferma. Ok, Sid Vacant. Ok, vai, iniziamo. Ok, sì, ti vuoi divertire? Rispondi al telefono. Ok. Quindi, allora, è un po' complesso, i comandi non sono semplicissimi. Comunque sono riuscito a trovare una versione che non lagga. Volevi! Ok ragazzi, finito il lag. Quel lag, ve lo spiego, è dovuto al fatto che non so per quale motivo l'audio del gioco originale non funziona. Però fa nulla, ci accontentiamo. Tanto alla fine non è che, come avete sentito, non è che sono queste conversazioni tanto profonde. Allora, hai sentito parlare dei gemelli Crisp? È vero, vogliono una Lambretta mod per la mamma. Il che significa che tu ne vuoi una, quindi prendi quella Central Chelsea e vedremo. Ok, poi non ho letto, vabbè. Quindi adesso dobbiamo andare a recuperare una moto. Oddio, quello mi sta ammazzando. Come vedete c'è la freccia gialla su dove bisogna andare. No, fidatevi, ragazzi, ve lo giuro, non è per nulla facile perché poi non ho capito neanche con quale tasto si corre. Tanto lì in alto a destra, in alto a sinistra, che c'è scritto? Comunicazione, qualcosa? Ok, ecco la Lambretta. Quindi ci saliamo sopra. Porta la Lambretta da Harold Cartwright a... Ok, se hai genio ti potrebbe dare... Ok, vabbè, non ho letto perché già capire sti comandi. Poi è vero che mi devo ricordare che in Inghilterra guidano in modo opposto. Però vabbè, tanto GTA chi se ne frega. Ok, sono andato addosso a una macchina della polizia. Ah, ma mi stanno inseguendo perché ho rubato la moto, vero? Giusto, giusto. Ok, vediamo di superare un po' tutti. Ragazzi, è una cosa impossibile, io ve lo giuro. È difficilissimo guidare su sto gioco. Figuriamoci con la polizia dietro. Ok, investiamo qualcuno. Ok, ho rimonta su quella. Mi ha investito. Però alla fine non si vede così male. Anzi, possiamo dire che la grafica a livello di GTA Chinatown. Oddio. Dovremmo essere arrivati. Madonna, ma così qua mi... No. Sei fregato quando ti beccano. Fedina penale 1, crimini a mano armata. Questo qua dovrebbe essere un gioco relativamente facile, eh. Io non sono riuscito ancora a completare neanche una missione. Quindi adesso suppongo bisogna andare a riprendere di nuovo la Lambretta. Comunque è bello vedere come da massacrato sono passati a sei fregato. Quindi una cosa pazzesca, insomma. Allora, intanto qua, come vedete, ci sto tornando. Credo, nel punto di prima. Io sto seguendo la freccia. Probabilmente mi farà trovare una Lambretta in un posto diverso, suppongo. Ah no, mi fa riprendere quella di prima, quindi insomma la polizia se n'è andata, chi se ne frega. Voglio entrare. Ah ok, quello là è un garage. Ah, guardate che figata, è un garage. Mi sono accorto adesso. Bene, i Crisp sono soddisfatti. Vabbè, allora, quindi adesso c'è una freccia rossa perché dobbiamo menare sto qua. Allora, com'è che si mena? Così, così si tirano i cazzotti. Listen, right, we're looking for a lad who can do his stuff. I've heard you're a bit tasty. No messing around or you could get a slap. Remember, I'm the monkey and you're the cheese grater, so no messing around. Bene, quindi insomma abbiamo completato la prima missione con il tipo che ci minaccia. Sì, vedete, questa qua era la prima, questa qua è la seconda. Quindi probabilmente quello non lo dovevo prendere a cazzotti, però l'ho fatto comunque. Ok, intanto qui che si è buggato posso leggere. Bene, Harold mi ha detto che i mods hanno iniziato a dar fastidio ai Crisp. Rispondi al telefono a Southwest City e il mio compare Charlie, il bello, il... No, ti dirà come procedere. Ok, bene, andiamo. Poi non so perché la scrittura si legge un po' sfocata, spero dal video non si veda sfocata. Ok ragazzi, non sapremo mai come cosa ci dovrà dire, quindi io direi di selezionare un altro personaggio e di cazzeggiare un po' in giro.
sempre se non si frizza per l'audio. Non so perché l'altra missione si è frizzata, però facciamo finta di nulla, almeno esploriamo un po' la mappa. Tanto voglio dire, della storia interessa poco e nulla a nessuno. Ma fermi, voglio prendere assolutamente l'autobus. Vediamo com'è che si, ci si gira, ok, così. No, questo qua non è un autobus. È una... sì, vabbè, una Rolls Royce. Figata, dal lato sembrava un autobus di quelli là enormi. Vabbè, praticamente è una mega limousine, da come ce la fa intendere il gioco. Perché mi ero visto qualche missione su YouTube e dicevano che quest'auto veniva utilizzata... No, vabbè, gli autobus turistici, che figata. Quell'auto si danneggia, da notare questa cosa spettacolare. Vediamo se ci stanno i caselli, mi sa di no. No, i caselli non ci stanno. Però ragazzi, sembra uno di quei giochi per il telefono, che figata. Oddio, pure le voragini come a Roma. Allora, qui cosa ci sta? C'è tipo un edificio che non ci fa entrare. No, invece ci fa entrare. Cos'è? Tipo una specie di... Pensavo fosse un coso militare, da come ce lo fa vedere il gioco. Boh, no, non frega niente a nessuno. Io sto girando con una Rolls Royce in un posto disabitato. Facciamo uno stile a marcia indietro e direi di andare a esplorare un altro posto della città, perché... Ok, qua siamo a Brixton, bene. Cos'è sta roba? Oddio, sono i rifiuti. I tombini a livello, così l'ambrenetto è contento. Intanto tamponiamo questa macchina che continua a saltare. No, vabbè, sto gioco comunque è spettacolare. Un'altra Rolls Royce. Cos'è che sono? Ah, no, sono auto parcheggiate. Ma no, però l'unica cosa, si vedono pochissimi civili che attraversano, non so per quale motivo. Probabilmente intimiditi da noi. Ovviamente rubare l'autobus. Ok, quella l'abbiamo fatta fuori. Rubare l'autobus turistico ci sta tutto. Vediamo se i turisti scappano oppure. Mi ne frega niente, dai, dai, veloce. Blocca l'autobus. Dai, lo blocchiamo in due. Ok, vai, bloccato. Ma che è uscito dal parabrezza? Oddio, no, mi sono investito da solo. Mi sono investito da solo. Come su GTA, slitta, insomma. No, non voglio la Rolls Royce, voglio l'autobus. Dove cavolo si sale? No, mi sa che non ci si possa... Ah no, ci si può salire, infatti, mi pareva strano. L'abbiamo buttato per il controllore. Vediamo cosa dicono i turisti. Poi li portiamo a fare un bel giro. No, non gliene frega niente. Ok, questa l'abbiamo fatta fuori. 10 punti. Pazzesco. No, vabbè, ma volano pure le... Cioè, persino su GTA 1 volano... come si chiamano? Queste cose qua, vabbè, insomma, l'avete capito cosa sono. Cioè, su GTA 5, se ci vai addosso, ti si spacca la macchina. Comunque ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, se siete nuovi ovviamente iscrivetevi al canale, date consigli per la serie, tanto la polizia mi ha riarrestato, sei fregato, date consigli per la serie perché appunto magari ho intenzione di continuarla, vi ricordo che per tutti i contenuti di GTA Red Dead Redemption 2 passate sul canale, anche metodi per fare soldi, ovviamente GTA 5 non GTA 1 perché dubito che qualcuno ci giochi ancora, vi ringrazio ancora per la visione e noi ci vediamo al prossimo video.